più difficile che io abbia mai fatto. Più difficile e più bello. Domani, 17 settembre, esce il mio primo romanzo da qualche parte nel mondo. Non è il mio primo libro, il primo si chiama Quello che le mamme non dicono, era un libro ironico sulla mia esperienza di maternità. Questo è tutt'altra cosa, tutt'altro tono e tutt'altra storia soprattutto. Questo è un romanzo, è il romanzo che io avrei sempre voluto scrivere. Da quando sono piccola ho questa idea di scrivere un libro. A casa di mia madre ho diversi libri scritti sui quaderni a quadretti e a righe, scritti quando ero piccola o quando ero adolescente. Ho sempre sperato di poterne scrivere uno vero e l'ho scritto. Ci ho messo un bel po' di tempo, mi ricordo che alla fine di una delle presentazioni del primo libro sono scesa dal palco, insomma, ho chiesto subito alla mia editor di Rizzoli, ma posso scrivere un romanzo adesso? Ci ho messo 5 anni e devo dire sono stata veloce. L'ho scritto, è qui. Ieri mi è arrivata la prima copia, che vi farò vedere tra un attimo. Devo raccontarvi qualcosa in più di questo libro. Spero tanto che lo leggiate. Spero che leggerlo vi emozioni almeno la metà di quanto scriverlo ha emozionato me. Che faccia quello che fanno i libri che io amo. La prima è trasportarti altrove. Quindi spero che questo libro vi porti insieme alle protagoniste tra le strade di Roma e Londra, le città dove è ambientato. E l'altra cosa è trovare qualcosa di voi nel libro, che risuoni in qualche modo dentro di voi. È ambientato fra Roma e Londra, che sono le città dove ho vissuto, che amo e che conosco bene. Volevo renderne le atmosfere, le luci, gli odori, tutto. Ho cercato di farle diventare protagoniste insieme ai protagonisti. Gli stanno intorno, ma sono interagiscono in qualche modo con loro. Non sono solo un sottofondo. Rappresentano anche un po' il passaggio tra l'infanzia e l'età adulta delle protagoniste. La protagonista si chiama Lara e Lara è una ragazza complessa, molto introversa e fragile, molto chiusa, che viene da una famiglia molto disfunzionale, una famiglia dove il padre ha abbandonato lei e sua madre quando era piccola e questo ha esasperato ancora di più il carattere di sua madre, molto prevaricatore. Lara in un certo senso passerà tutta la vita a cercare di togliersi di dosso i segni di questo. Elena è la sua migliore amica ed è il suo opposto. Elena è solare, è positiva e cerca sempre il buono nelle situazioni e nelle persone. Lei vede le sue potenzialità perché Lara ha questo talento immenso per la pittura e lei desidera veramente che ce la faccia, è una di quelle persone capaci di desiderare il bene degli altri. Probabilmente il tipo di amica che tutti vorremmo, anche se con tutti i suoi difetti. Ci sono tanti altri personaggi nella storia, è un romanzo abbastanza corale. Ci sono almeno un paio di personaggi di cui potreste innamorarvi e almeno un paio che potreste detestare, che va bene così. La musica è stata fondamentale per scrivere questo libro, era la mia chiave per rientrare nel mondo di Lara quando dovevo interrompere il lavoro, quando scrivevo da un bar, da un treno, da un aereo, invece che da casa. Alla fine del libro trovate una playlist, ci tengo molto che sappiate che tipo di musica ascoltate, che magari la ascoltiate anche voi. Secondo me vi dirà molto sul libro e vi aiuterà a entrare nelle sue atmosfere. C'è anche un link a una playlist di Spotify che potete ascoltare. Il libro ruota attorno al tema della fiducia. Il tema della fiducia è inteso non come quanto posso fidarmi di te o delle persone che amo, ma inteso come quanto posso fidarmi di me, quanto i valori in cui credo e la persona che credo di essere sia immutabile, quanto la mia identità sia la mia vera identità o quanto sia stata contaminata dal modo in cui sono cresciuto, dalle cose che sono successe, dalle persone che ho incontrato, da quello che mi hanno detto di essere. E l'altro tema è l'amore, ovviamente. Questo è il libro, copia fresca fresca di stampa arrivata ieri. In copertina, la copertina la amo moltissimo, c'è questo salto, questo volo che per me è molto rappresentativo anche della storia.
e c'è questa citazione, non è una citazione, in realtà è una sorta di riassunto del tema del libro. Possiamo fidarci di chi amiamo e di noi stessi? Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Questa è la cover, questo è il retro, questa è la trama, ve la posto anche qui sotto, e c'è anche il mio ritratto. Alla fine, come vi ho detto, c'è una playlist, che è questa, e trovate anche il link per Spotify. E questo è il libro. Sono 420 pagine. Non è altissimo, però c'è da leggere.